In questo esercizio molto facile abbiamo un sasso che cade da una certa altezza, 12 metri, ci impiega 2,5 secondi a cadere. Non ci troviamo sulla Terra, ma sul pianeta X. Il sasso parte da fermo, perché fermo non è che sta solo sulla Terra, anche sul pianeta X c'è una località chiamata fermo. La domanda è, con questi dati, calcolare l'accelerazione di gravità sul pianeta X, sulla sua superficie. Quindi, prima di tutto, riconosciamo il tipo di moto, rettilineo uniformemente accelerato. Scriviamo quindi le due formule di MRUA. La prima è per la velocità, la seconda per lo spazio percorso. Siccome parte da fermo, non c'è la velocità iniziale e l'incognita è l'accelerazione di gravità gx. Qui ricordo brevemente che la prima formula si poteva anche scrivere in quest'altro modo, che però non è utile in questo caso, perché per ricavare la nostra incognita gx vediamo che la seconda equazione va bene in quanto abbiamo tutti i dati, ma la prima equazione non è utile perché non abbiamo la velocità finale, cioè la velocità con cui il sasso tocca terra, l'impatto a terra. A volte gli studenti pensano che la velocità con cui il sasso arriva a terra è zero, invece non è zero, è la massima velocità che ha acquistato durante il volo. Poi chiaramente il sasso si ferma a terra, però nel momento in cui urta la sua velocità è massima. Noi però non la conosciamo, quindi non possiamo usare la prima formula per trovare l'accelerazione di gravità. Usiamo la seconda formula, non dobbiamo fare altro che la formula inversa. Quindi gx uguale 2 delta s su t alla seconda, sostituiamo i numeri, delta s è lo spazio percorso, che corrisponde a 12 metri, quindi 2 per 12 metri diviso il tempo di caduta al quadrato, e il risultato è circa 3,8 metri al secondo quadrato. Vediamo quindi che il pianeta X ha una gravità superficiale minore di quella della Terra, che vale 9,8 metri al secondo quadrato.